Buongiorno a tutti, il mio nome è Damian Miskovic, per sicuro siete sentiti, ma ecco, siamo trovati qui per dire due o tre cose come vogliamo, come pensiamo andare avanti con la Spezia in futuro. Prima devo ringraziarci tutti che sono stati gli ultimi 5 anni in Spezia, da giocatori, dalla gente che lavorava in ufficio, da tutti gli allenatori, da tutti i direttori sportivi, perché Spezia da 128esimo posto, se non sbaglio, è diventata una squadra in 5 anni, i primi 28 in Italia. Io penso che non sono tante squadre in Lega 5 che sono uscite a fare una cosa come è fatta la Spezia. Per questo penso anche che dobbiamo dire grazie a tutti che sono fatti cosa sono fatti per la Spezia. Sempre si può fare meglio, ma poteva anche andare peggio. Noi oggi siamo decisi che Spezia è arrivata a un punto che negli ultimi 5 anni è cresciuta tanto e in troppa velocità. Pensiamo che dobbiamo stabilirsi e fare un programma per i prossimi 3 anni per tenere i conti, per tenere le spese e per tenere un diverso tipo di crescita come è stato fatto in questi ultimi 5 anni. Io non ci credo in miracoli durante una notte, un giorno, un anno. Penso che questa società, come è arrivata oggi, dove è arrivata, adesso deve stabilirsi e piano piano andare avanti in tutte le posizioni, non solo di prima squadra, ma cominciando di ufficio, di marketing, del commerciale, di finanza, di anche un semplice cosa, un fan shop, cosa penso una ditta che gioca in Serie B e non ce l'ha, perché ieri volevo andare a comprare una maglia, ma per sbaglio non sono trovato negozio, può darsi, sono andato la strada sbagliata. Ma queste sono piccole cose, cosa dico, cosa non si vedono da fuori, ma cosa penso che dobbiamo, che vogliamo arrivare come una società seria in Serie B e pensare di fare qualcosa più alto. Prima dobbiamo organizzarsi al modo che siamo ditta più, diciamo, non seria, più organizzata, facciamo così. Dopo, io penso che il settore giovanile deve stare più importante in questo modo, i prossimi 3 anni, per noi. E ieri siamo fatti il budget dove siamo ridoppiati cosa per il settore giovanile, più facciamo un altro extra campo per giovanili, perché fino al giorno non è solo che tutti i giocatori che giocano in primavera o i giovani devono diventare più grandi e famosi calciatori in Italia. Penso che dobbiamo anche fare parte sociale, dove i ragazzi devono arrivare più a fare sport e meno fare altre cose, cosa non sono giuste in oggi vita normale. Dopo, organizzazione di prima squadra, diciamo, cosa tutti sono più interessati, perché vedono solo prima squadra, risultati di prima squadra. Come ho detto, in 3 anni facciamo programma. Per questo anno siamo soddisfatti di stare in primi 8 e questo sta al nostro target. Speriamo che non andiamo peggio, ma il primo anno voglio stabilire il club e stare i primi 8 senza nessun pressing, andare in Serie A e sognare qualcosa, cosa noi è obiettivo. Dopo, se si succede, congratulazioni a tutti. Tutti noi vogliamo vincere, non siamo arrivati a perdere. Ma facciamo le cose giuste, in un momento giusto, con le spese giuste. Direttore sportivo, sono fatto un colloquio con 4-5 persone importanti in Italia, con la esperienza. Non sono deciso ancora che persona
prendiamo, proprio sicuro chi arriva, arriva una persona con l'esperienza che può accettare il nostro programma, che può accettare la stabilità, è misto da giocatori di esperienza con giocatori giovani, ma quando dico giovani sono ragazzi anche fino a 22 anni. Suo secondo ho un assistente, perché in tutti i livelli vogliamo fare un capo e un giovane assistente. Non posso anche ancora dire nome, scusate, perché sono motivi di lavoro non conclusi, perché non voglio sparare nomi quando non sono concluso qualcosa in questo momento, ma parliamo con una o due persone che sono ex giocatori giovani che sono fermati a giocarsi o fare calcio. Come ho detto, ad ogni posizione facciamo e mettiamo un'esperienza e un giovane, questa cosa in squadra. Coordinatore, siete visti tutti la notizia che Nenad Bjelica è diventato nuovo allenatore. Io ancora una volta voglio ringraziare Mangia e Romerone che sono fatti ottimo lavoro, e questo devono ricordarsi tutti, che loro due sono fatti prima volta, cosa lo so io, in storia del Spezia, che sono arrivati in playoff. Per questo ancora una volta grazie, ancora una volta spero che ci vediamo in futuro, ma adesso la ditta è decisa a fare un altro tipo di squadra o un altro tipo di ragionamento per i prossimi tre anni. Per ritornarsi a Nenad Bjelica, lui porta suo assistente austriaco, per aiutare, se ti visti il nome, per non sbagliare adesso il nome esattamente, ma oggi è andato in giornale. Una nuova cosa che il nostro capo di giovanili, e io penso che in panchina deve stare ancora uno di Spezia o che vive questa parte, congratulazione al nostro amico che diventa anche lui in panchina come secondo allenatore, per parte allenatore di portieri e condizioni atletico, non siamo ancora decisi, ma in breve tempo, una settimana, decidiamo. Io spero che anche il preparatore portiere sta uno della regione di Spezia, perché penso che qui possiamo trovare uno che può stare parte della questa nuova squadra. Giocatori, ancora siamo in valutazioni chi rimane e chi si vende, perché fino al giorno questa ditta anche in futuro deve produrre, non può avere un grande sponsor. In base di un grande sponsor che è Social Sport non si crea una ditta, ditta si crea come in tutte le altre ditte, cosa voi avete anche, che deve dare, produrre, ma deve anche vendere qualcosa. Il Social Sport è arrivato qui a base di signor Volpi, e vogliamo ringraziare anche lui, per salvare Spezia e portare Spezia dove siamo arrivati oggi. Ma non possiamo tutta la vita solo chiedere Social Sport soldi, dobbiamo produrre i nostri giocatori, venderli meglio per avere perdite di meno, cosa in ultimi anni non siamo venduti abbastanza o poco, e questo sta uno di programma per i prossimi tre anni, che vediamo e proviamo a produrre i giocatori che minimo due o tre all'anno, poi minimo due andranno in leghe importanti, che anche recuperiamo un po' di soldi per nostra ditta. Come detto, giocatori non lo sappiamo ancora, lista chi rimane, lasciamo tutto al nuovo allenatore, perché è sbagliato, e io non voglio mischiarsi alle cose sportive o dire allenatore o direttore sportivo questo tieni, questo mandi, loro decidono, loro due, chi rimane, chi
chi si rinnova contratto, chi può andare e chi si vende fino al giorno. Penso che ho detto più o meno tutto, voi chiedete tutto, lo dico aperto. Per fine, cosa chiedo a tutti i tifosi e gente di Spezia, che prova a stare vicino a Spezia. Spezia non è grande città, non siamo un Milan, non siamo un Inter o Juventus, speriamo di diventare un giorno, ma non è tempo ancora. E più siamo vicino alla squadra, come siete fatti negli anni passati, penso che squadra andrà meglio ogni anno. Adesso in sport è tutto possibile, puoi perdere, puoi vincere, ma fino al giorno io vi garantisco che questo relatore, il nuovo direttore sportivo, me e tutta la gente che lavora con noi, vi garantiamo che tutti i giocatori e tutti i giocatori che entrano in campo danno tutto meglio possibile con cuore per questa maglia, perché posso dirle anche apertamente a tutti loro, chi non è pronto a fare questo sacrificio e chi pensa solo arrivare a lavorare perché 90 minuti dobbiamo farli, è meglio che non arriva anche il ritiro, che rimane dov'è. Io solo aspetto di tutti loro che danno meglio possibile con tutto cuore. Dopo, un giorno giochi meglio, un altro giorno si peggio, perché no, calcio che è facile, calcio diventava facile per tutti e tutte le squadre diventano campioni. Io solo cosa voglio di tutti loro che danno tutta l'anima al terreno. Dopo vediamo cosa succede, speriamo che troviamo giocatori in caso che mancano, come ho detto oggi, non lo so, perché deve decidere il direttore sportivo e il relatore. Quando comincia il campionato, buona fortuna a tutti noi. Potete chiedere qualsiasi cosa. L'allenatore, visto che scusi, l'allenatore sì. Lo presenterete qua una volta che avete individuato. Sì, il relatore è stato ieri qui per vedere Spezia, Lucio, la famiglia. Serio, non vuole arrivare da solo, vuole arrivare in famiglia, vuole stare dedicato, non viaggiare all'Austria e dietro quando è libero, vuole portare due figli e la moglie qui, sistemarsi, per questo serve un'altra settimana che andiamo a vedere le case, prima che si sistema, abbiamo anche tempo prima del ritiro. Quando si siede gli date anche una settimana, 10 giorni che si prepara, vede che giocatori abbiamo, che può dire qualcosa di più, che cosa lo sa oggi di Serie B e di giocatori. E per il direttore sportivo quanto tempo ci sarà ancora? Una settimana? Io spero il più presto possibile, perché sono fortunato, può darsi domani, può darsi oggi, può darsi no. Quando si dice una cosa, io sono così, può darsi anche oggi. State comunicati subito, perché sono imparato quando dico che qualcuno arriva e dico nome, per sicuro non arriva fino al giorno. Questo mi è successo anche in Rijeka. Il giocatore arriva, dico nome, pa, dopo 3 giorni non arriva. Per le strutture invece, solita conferma, Marinella, impianti, dovete anche lasciare. Marinella penso ho fermato per adesso, perché dobbiamo vedere cosa abbiamo qui in città, non dobbiamo andare troppo lontano. Io penso che città esistono campi o abbandonati o campi che si utilizzano meno, diciamo così. Più campo dove siamo qui per giovanili, qui sono detto che andiamo avanti con un altro campo, sì, quello dietro, più presto possibile. Ma io voglio vedere prima, esistono altri campi che si possono rifare, riutilizzare dentro di città. Non dobbiamo andare con un'altra città e fare casino. Penso Spezia di Spezia e facciamo tutto in Spezia, che è possibile. Che non è possibile, penso un altro. Ma datemi un po' di tempo, per adesso è fermato. Marinella, fermato? Mi sei il foro confermato? Sì, foro andiamo avanti, lavoriamo, ma cerchiamo ancora. Per una squadra che gioca in Serie B avere solo un campo per allenarsi penso che non è serio. Una squadra deve avere minimo 2 campi veri dove possono lavorare, che noi non diamo alla squadra
terreni dove possono lavorare, non possiamo anche aspettare di loro che il lavoro diventa una cosa bella. Facciamo tutto, infrastruttura e darli per lavorare. Si vede anche qui di quando siamo dati ai giovani, settori giovanili, abbiamo oggi penso 9, che non sbaglio, 9 ragazzi che giocano in nazionale. Prima non si è mai successo, penso, in vita di Spezia che ce l'ha 9 giovani che sono in nazionale. Beh, è una cosa che non si vede, perché noi squadra 1 A sono giovanili, ma io sono più soddisfatto con loro, ma siamo dati infrastruttura, per questo i risultati arrivano. Stessa cosa è per prima squadra. Prima squadra deve avere terreni dove si allenano, che ce l'hanno mezza terreni, quando piove non possono allenarsi, quando non possiamo giocare anche in Serie B. Facciamo prima le infrastrutture minime, prima che andiamo a criticare anche giocatori, allenatori o qualsiasi altro. Sempre a proposito di infrastrutture, un programma sul picco ce l'avete già? Per picco penso che stadio oggi come oggi basta per dove giochiamo in Serie B e cosa giochiamo in futuro, non si sa mai, ma prima giochiamo bene in Serie B prima di pensare di un altro livello. Per sicuro come ditta cresce, per sicuro come ditta andrà avanti, si può succedere un'altra cosa come nuovo stadio, ma non è che lo prometto, sono detto che andiamo a fare nuovo stadio, dico in tempo si vede fino a dove arriviamo. Scusi, ma Marinella quindi c'è un dietro front oppure? Marinella per adesso è in status quo, facciamo così, non si fa niente per adesso, prima che si vede cosa si può fare qui, perché fare 6 campi in Marinella tramite noi, io non so per cosa serve, non abbiamo 10 squadre o non siamo Milan o Juventus che ce l'ha loro Marinella. Dobbiamo andare a spendere e pensare grande quando non siamo sistemati ancora in casa. Sistemiamo la casa in un altro livello, dopo pensiamo grande. Questo è il mio tipo di pensiero e di lavoro. Facciamo prima casa dove dobbiamo arrivare. Dopo possiamo anche andare in 5 stelle, ma oggi rimaniamo su 3 stelle dove siamo, con tutto rispetto. Ma l'area è acquisita, no? Ancora? No. Tutto fermato per adesso, non dico cancellato, ma status quo. Per il budget sportivo invece, diciamo, in Serie B ci sono un po' degli estremi, no? I 3 milioni di euro di ingaggi del Crotone che bastano per andare ai playoff in certi casi e poi ma in vita non sono soldi tutto, noi in vita oggi o in Italia o in Croazia o in qualsiasi parte del mondo, calcio è importante, tutti, speciale voi giornalisti e la gente, tutti parlano di milioni, trilioni, vendita, compra, salari eccetera. Io cosa sono visto in questi 2 anni, cosa seguo calcio un po', perché non è che sono seguito calcio prima e quando guardavo in televisione 15 milioni, 20 milioni, tutti, non è così in realtà. Adesso sport è sport, soldi sono senza soldi, non puoi fare sport, ma io penso che in questi 3 anni di stabilizzazione spendiamo soldi in diversa maniera, io lo dico che sono stati spesi sbagliato perché il risultato è stato fatto, si ritorna indietro, che in 5 anni devi pagare il prezzo di crescita, cosa siamo pagati. Adesso noi non siamo pronti più spendere e pagare il prezzo cosa siamo pagati fino ad oggi. Adesso siamo in Serie B 4 anni, siamo diciamo a casa in Serie B, adesso costruiamo la squadra e la ditta in diverso modo per diventare più forti di cosa siamo oggi, che no? Cominciamo a spendere. Cosa vuol dire andare in Serie A e non ce l'hai società dietro? Io preferisco, come ho detto, fare tutto che cresciamo normalmente. Dopo, quando qualcuno lavora tanto e bene, i risultati arrivano da soli.
ma vi garantisco che non spendiamo soldi cosa sono stati spesi prima. Target è ridurre il budget, cosa non vuol dire niente che andiamo peggio, spero, ma target è ridurre il budget e ritornarlo in, diciamo, normale media di serie B. È un ingaggio come di Barba anche per il meccanismo del salary cap, insomma, introdotto in tutta questa Lega, crea dei problemi di bilancio, insomma, pesa, insomma, in maniera particolare, è accettabile, insomma, per il nuovo corso. In futuro no, e questo vi posso garantire, ma per non ripetere da nuovo, tante cose sono state fatte per arrivare dove siamo, paghi il prezzo che devi pagare. E non è niente sbagliato che gente prima e faccio io sono sbagliati pagando questo qui o questo là più o meno, ma in realtà sono arrivati a un altro livello.